totalmente nuova, diversa? Avete provato questo percorso? Quale può essere la chiave? Ma sai, totalmente nuova non proprio, nel senso che le nostre compagne, gli europei, hanno già fatto un ottimo lavoro e i nostri compagni altrettanto. Penso che sarà una gara molto molto dura, perché abbiamo provato oggi il percorso e non è, diciamo, proprio un percorso da crono a squadre. E la fortuna è che sia Elisa che Tatiana le reputo due ragazze di grande esperienza, e credo che in tre, con le nostre, insomma, caratteristiche, non sarà difficile trovare il ritmo anche in un percorso non proprio così lineare. Ecco, perché questa è una caratteristica di queste strade. Vi hanno sorpreso? Le conoscevate un po' già? Avevo visionato il percorso qualche mese fa e, sai, anche correndo in Inghilterra al Women Tour sappiamo che le strade, anche, diciamo, l'asfalto non è dei migliori. Poi probabilmente, appunto, domani ci sarà anche la pioggia, quindi di solito purtroppo è quello che dobbiamo aspettarci per questa settimana. Niente, sono convinta che daremo il massimo e speriamo che sia una gara fortunata per noi. È una prima volta prova in staffetta con Elia e con i ragazzi, perché? Sì, sì, è la prima volta e non sapevo, diciamo, in questa timbre lei era nei miei piani già da un po' di mesi, non sapevo che Elia ne avesse fatto parte e l'ha saputo gli europei. Per cui dai, siamo contenti e vediamo di dare il massimo. Direi qualcosa a lui e a loro, cioè li devono mettere in una posizione giusta per poter poi completare l'opera. Sicuramente ci devono lanciare nel migliore dei modi, ma sono tre ragazzi formidabili anche loro e io sono convinta che, appunto, faremo onore alla maglia. Grazie mille, bocca al lupo. Grazie a voi.